adesso il vincitore di quest'anno. Vediamo i motivi per cui è primo classificato. La realizzazione dimostra di avere alle spalle un progetto narrativo e di messa in scena elaborato e curato nei dettagli. La qualità anche tecnica del prodotto non soffoca la passione storica e morale che lo sostiene. Particolarmente apprezzabile la scelta dell'ambientazione in uno studio televisivo virtuale, rappresentando nella finzione narrativa un dialogo tra presente e passato sullo sfondo dell'Unità d'Italia. E si tratta, come qualcuno ha capito, Dietro le quinte dell'Italia Unita, terza B, liceo classico Leonardo da Vinci di Molfetta. Primo premio al film Fatta l'Italia, della classe quarta E indirizzo del liceo scientifico Lorenzo Mascheroni di Bergamo. Con questa motivazione, il film dal quale traspare un solido impianto progettuale evidenzia un'articolata struttura narrativa, una particolare ricchezza di spunti e di informazioni e alcune interessanti scelte tecnico-linguistiche che permettono efficacemente di rendere conto delle vicende del giovane garibaldino Bippi e dello scenario storico più generale nel quale le stesse vicende si collocano. Premia l'assessore Satino. Vorrei un rappresentante dei giovani in modo tale da potergli consegnare un regalo da parte dell'amministrazione comunale di Bergamo. È il gagliardetto, è il gonfalone della nostra città, è il gonfalone che porta i colori del rosso, quindi i colori garibaldini, e la scritta Città dei Mille, appunto il ricordo indelebile che lega Bergamo all'Unità d'Italia, e quindi questa spinta di tanti giovani che hanno voluto ricomporla, come è scritto nel disegno di bozzetto, questa Italia hanno voluto ricomporla e quindi vogliamo tenerla unita. E a questo punto buon viaggio e buon divertimento nella storia e viva l'Italia! Ieri mattina si è concretizzato il nostro sogno, un sogno che aspettavamo da novembre. Prima tappa del nostro viaggio, la spedizione dei Mille a Bergamo. In compagnia di una fantastica guida garibaldina abbiamo visitato il centro storico di Bergamo. In compagnia degli alunni del liceo Mascheroni abbiamo avuto la possibilità di visitare il carcere di Bergamo, in cui sono stati imprigionati i partigiani che avevano combattuto nella lotta contro gli austriaci. Così potete vedere per un minuto quello che poteva essere il carcere duro. Ecco, qua ne abbiamo un esempio. Seguitemi. La sera abbiamo assistito al concerto di Mogol al Centro Congressi di Bergamo ed è stato molto interessante, soprattutto quando ha fatto l'intervista e ha detto: io penso che la cultura popolare, che dal livello della cultura popolare si può capire il livello della gente, è direttamente proporzionale. Quindi quando la cultura popolare diventa cultura di marketing viene una grande tragedia. In questo momento credo che la stiamo vivendo.
Il pianista Giuseppe Barbera, nonché insegnante del CET di Perugia, è stato molto bravo soprattutto nel modificare testi classici trasformandoli in rap o rock o qualsiasi altro genere di musica. Ai ragazzi che hanno vinto il concorso per l'Unità d'Italia, un benvenuto qua da Genova. Vi auguro di passare bene il soggiorno qui a Genova, anche se il tempo non è dei migliori. Congratulazioni, siamo felici di ospitarvi nella nostra città e vi auguriamo una buona permanenza. Oggi è lunedì e ci troviamo a Genova. Siamo di fronte al Palazzo della Regione e tra poco incontreremo le autorità per un saluto. Percorrendo le tappe di quelli che sono stati grandi eventi come la spedizione dei Mini, e in un momento storico come questo dove noi festeggiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, ebbene, soltanto ripercorrendo quelle tappe si può capire qual è stato l'impegno e il grande senso delle istituzioni e della patria che hanno avuto i nostri predecessori. Da Genova, ragazzi, mi raccomando, fate partire anche voi questo viaggio rivoluzionario. Non siete in mille, non conta niente, non importa. Basta essere in pochi, quegli altri ci vengono dietro. Che un viaggio della rivoluzione che ha al centro la cultura, l'istruzione, la voglia di crescere, di capire. Cioè, insegnateci a noi che spendere nell'istruzione, spendere nella cultura non è una spesa inutile, non è buttare via il denaro, ma investire nel futuro vostro e nostro, tutti quanti noi.
nel Museo Risorgimentale a Genova, Casa Mazzini, e ci accingiamo a visitarlo. Siamo appena stati a visitare il Museo Mazziniano a Genova e è stato particolarmente interessante perché mostrava alcuni reperti della vita di Mazzini, ad esempio scritti di suo pugno. Tra quelli che ci hanno colpito di più è la ricostruzione del suo studio, in particolare la chitarra che viene suonata in occasioni particolari. Abbiamo ripreso il pullman, ci troviamo a Quarto dove sono partiti i 1000 per la prima volta e ci stiamo recando a Torino. Siamo stati tutti insieme in giro per Torino a vedere un po' la città. Ci siamo divisi in gruppi e io per esempio sono andata a vedere l'Amore con all'interno il cinema il Museo del Cinema. Oggi siamo alle grandi officine riparazioni dove incontreremo le autorità di Torino che ci accoglieranno e ci porteranno in giro per il museo. Vi porgo il benvenuto a nome del Comitato Italia 150, comitato che è nato a Torino per promuovere, per organizzare tutto quello che voi state vedendo intorno a voi e che mi auguro potrete vedere almeno velocemente prima di ripartire per la vostra prossima tappa. Questo luogo è diventato per il 2011 la sede principale delle manifestazioni del 150enario insieme alla Reggia di Venaria. In questi luoghi è stata allestita la mostra Fare gli Italiani, che è una mostra che ripercorre attraverso isole tematiche il percorso degli ultimi 150 anni della nostra storia, dall'unità ad oggi. Dopo una breve introduzione del Comitato 150, di tutto quello che ci aspetterà, stiamo vedendo questo capannone che è composto da vari stand, tutti molto interessanti e interattivi, più magari interessante rispetto a quello che abbiamo visitato ieri a Genova,
di Mazzini perché è più coinvolgente, magari anche per noi giovani ci attrae di più, ci interessa di più questo clima magari di oscurità, ma che con le illuminazioni al punto giusto che fanno ripercorrere anche la storia dell'Italia, degli italiani. Abbiamo anche cose molto sceniche, per esempio delle valigie appese ad un soffitto o della gente che cammina in bilico e poi a un certo punto viene come attratta verso l'alto. Ecco, poi abbiamo molti macchinari del periodo d'oro dell'Italia che ha contraddistinto la nostra nazione e anche si ripercorrono le guerre che ci hanno indebolito o rafforzato in questi anni. Stiamo visitando una mostra stupenda, una mostra bellissima, grazie alla quale ci sta ripercorrendo tutte le pagine della storia. È come se ci trovassimo dentro le stesse pagine della storia, della storia italiana ovviamente, dall'inizio fino ai giorni nostri. La cosa che mi è piaciuta di più è appunto questo ripercorrere la storia, è come se mi fossi sentita viva, parte della storia stessa. Ieri sera siamo giunti dall'Alpe a Sicilia, come dice Mameli nell'inno, e ora ci troviamo a Palermo, davanti a Palazzo Comitini, sede della provincia di Palermo, dove, come per Bergamo, Genova e Torino, verremo ricevuti dalle autorità per un saluto. Ci sono Sala Rossa e Sala Verde, e sono due stanze che dividono il resto del palazzo dalla parte privata rispetto a quella pubblica. Sono particolarmente importanti soprattutto per i lampadari. Vorrei sottolineare che non è casuale che tutto questo sia nato a Bergamo, soprattutto che si fregia della denominazione di Città dei Mille
e attraverso questo concorso abbiamo avuto l'opportunità di unire due scuole, una scuola del sud e una scuola del nord, che stanno idealmente percorrendo, ma anche fisicamente percorrendo, questo itinerario dei mille. Noi siciliani crediamo moltissimo nei sentimenti dell'Italia unita e credo che oggi più che mai, in un momento in cui nel nostro paese ci sono anche spinte diverse rispetto a questo, l'occasione dei 150 anni costituisce un modo per dimostrare quanto sia importante celebrare il sacrificio di tanti nostri connazionali che hanno creduto fortemente a questi valori, a questi sentimenti, per costruire un paese diverso nelle identità, ma che nelle storie, nelle culture, ma che oggi trova nell'intera unità nazionale veramente grandi motivazioni. Ci troviamo nel Palazzo dei Normanni e ci apprestiamo ad incontrare il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. In questo palazzo è facilmente percepibile come dire, il fatto, la storia, l'accoglienza dei siciliani, le dominazioni nei secoli. Perché vedrete tracce di, diciamo, di esempi di architettura o cultura bizantina, normanna, araba, eccetera. Palazzo Reale, comunemente detto Palazzo dei Normanni, è il monumento più visitato della Sicilia. Out of darkness we come, born into light with a shudder and scream. Through these fields that we run, we are chasing the future, we are chasing the dream. I am small. Abbiamo appena visitato il Palazzo dei Normanni qui nella città di Palermo e con le sue tre stanze per i vari tipi di ricevimenti contiene anche il Parlamento regionale della Sicilia. Siamo nella Cattedrale di Palermo, splendido esempio di architettura normanna, dove riposano anche Federico II, Stupor Mundi e sua moglie.
durante questo viaggio mi è stato possibile vedere come, malgrado la grande distanza che divide Bergamo da Molfetta, in realtà le differenze tra i ragazzi di Bergamo e quelli di Molfetta siano veramente poche.